Leggi di stabilità che abbiamo alle spalle hanno tutte un filo conduttore, compresa quella che si sta preannunciando, di essere all'insegna del cosiddetto rispetto dei compiti a casa rispetto alla Commissione europea, tant'è che le stesse cifre che vengono dette poi rimangono sospese in attesa di capire se quel margine di flessibilità, in questo caso non pensionistica, ma rispetto al deficit vengono assunte o meno dalla Commissione europea. E la struttura, devo dire, è per alcuni versi ripetitiva. Forse quando il Presidente del Consiglio le leggi di stabilità precedenti si dimentica che questa scena del togliere la tassa sulla prima casa l'abbiamo già vista. Non c'è nulla di innovativo. Era anche quella una stagione elettorale, se non mi ricordo male.